Ciao ragazzi, oggi parliamo di dominio di funzioni elementari e prima ancora di cominciare questa lezione vi invito a fare riferimento ai timestamps che ho creato sulla barra di avanzamento del video stesso, oppure trovate i riferimenti nella descrizione. In questo modo, se non avrete voglia di seguire l'intera lezione, potete passare da un capitoletto all'altro a vostro piacimento. Buona lezione! Spesso ci capita di lavorare con delle funzioni ove non vengono specificati né dominio, né codominio e né insieme delle immagini. Infatti ci viene dato soltanto l'elemento generico e l'immagine dell'elemento mediante la funzione. Allora ci si chiede come fare per ricavare queste informazioni. È possibile farlo? Sì, si può fare. Si può cercare il dominio della funzione, ma quello che noi andiamo a ricercare si chiama dominio naturale della funzione. Se l'insieme dei numeri reali è il più grande insieme che conosciamo al momento, allora definiremo dominio naturale il più grande sottoinsieme dell'insieme dei numeri reali, per cui l'espressione che abbiamo scritto sopra, cioè la nostra funzione, ha senso. Infatti, al di fuori di quel sottoinsieme che noi abbiamo trovato, se prendiamo degli altri valori per la x, vedremo che la nostra funzione non sarà definita per quei valori. Ecco perché dobbiamo rimanere nell'ambito di quel sottoinsieme che tra l'altro è anche il più grande sottoinsieme che possiamo trovare. Ma come possiamo fare per trovare il dominio naturale di ciascuna funzione che ci viene presentata? Ebbene, innanzitutto bisogna fare una distinzione fra i vari tipi di funzione. Noi in questo momento ci limiteremo allo studio delle funzioni elementari, cioè delle funzioni più semplici che noi riconosciamo e che possiamo catalogare. Per ognuna di esse andremo a vedere il suo dominio naturale e nelle prossime lezioni, una volta che abbiamo definito le funzioni composte, saremo capaci di calcolare il dominio di qualunque altra funzione un po' più complessa. Una tra le funzioni elementari per eccellenza è certamente quella polinomiale, una funzione che ad un certo valore della x che varia in un determinato insieme di definizione, ovvero il nostro dominio che andremo a identificare, associa il polinomio di grado n. Quindi stiamo scrivendo la funzione polinomiale nella sua forma più generale, ma possiamo prendere vari esempi. Possiamo prendere come funzione f che ad x associa 2x più 1, o ancora come funzione la funzione g che ad x associa x alla seconda più 4x meno 1, quindi un polinomio di grado 2. E poi possiamo ancora spaziare, possiamo scegliere qualunque grado, ad esempio h è una funzione che ad x associa un polinomio di grado 8. Quando ci troviamo di fronte ad una funzione polinomiale e il polinomio di qualunque grado, possiamo essere certi che il dominio naturale di questo tipo di funzione è tutto l'asse reale. Quindi concluderemo che il dominio naturale delle funzioni polinomiali è l'insieme dei numeri reali. Poi lasciamo stare che possiamo comunque operare sulle restrizioni e sui prolungamenti o estensioni della funzione, ma a noi interessa ricercare comunque il più grande sottoinsieme per cui la funzione è definita. C'è un modo più divertente per identificare il dominio naturale della funzione polinomiale oppure siamo costretti a imparare a memoria? Assolutamente no. Infatti il dominio naturale di questa funzione lo potete ricavare anche dal grafico. Per chi volesse fare un ripasso del grafico, può fare riferimento al video che consiglio in alto. Ora noi prendiamo un esempio di funzione polinomiale di primo grado. Quindi abbiamo questa funzione che ad x associa x più 1. Guardate bene questa equazione, x più 1 uguale ad y. Che cosa rappresenta graficamente? Rappresenta una retta ed è quella che voi vedete a fianco. Come fare per determinare il dominio naturale di questa funzione? Tenete bene a mente che il dominio naturale è un sottoinsieme oppure uguale a tutto l'asse delle ascisse, a tutto l'asse reale più che delle ascisse. E come facciamo a determinare questo sottoinsieme dell'asse reale? Prendiamo praticamente i punti della retta e li andiamo a proiettare sull'asse delle ascisse. In questo modo noi otteniamo le ascisse dei punti della retta, che sono nient'altro che i valori x che variano nel nostro dominio naturale. E se pensiamo di proiettare tutti i punti della retta sull'asse delle ascisse, troveremo sempre un punto tra uno ed un altro che abbiamo scelto affinché ci sia un punto proiezione sull'asse delle ascisse.
Quindi i punti si fanno sempre più fitti fino ad identificare tutto l'asse reale. Ecco perché, per quanto riguarda questa funzione polinomiale, il dominio naturale è tutto R. Per avere una conferma del fatto che le funzioni polinomiali hanno sempre dominio naturale pari ad R, possiamo prendere un altro esempio di funzione polinomiale. Stavolta prendiamo in considerazione una funzione che al variare di x nel dominio naturale che adesso andremo a determinare, associa un polinomio di grado 2. Infatti prenderemo 2x alla seconda più 4x meno 1. Il procedimento è sempre lo stesso. Noi prendiamo dei punti sul grafico di questa funzione, ovvero la parabola, li andiamo a proiettare sull'asse delle ascisse. E anche in questo caso ci rendiamo conto che quanti più punti prendiamo, più andiamo a ricoprire tutto l'asse delle ascisse. E quindi ricaviamo subito che anche in questo caso, come era prevedibile, il dominio naturale è tutto R. La situazione non cambia di una virgola se andiamo a prendere ad esempio un polinomio di grado 7. Quindi prendiamo la funzione che ad x associa il polinomio x alla settima meno 11x più 16. Anche in questo caso il dominio naturale è tutto R, quindi abbiamo avuto una prova che il dominio non può cambiare, anche se cambia il grado del polinomio.